Ti devo confessare una cosa. Che cosa? Che altro c'è da dire? Tu ogni giorno c'è sempre un problema. Io non posso stare più insieme a te perché pesanti come te. Io lo devo lasciare. Lo devi lasciare. Sì. Dopo 10 anni di fidanzamento. Lo devo lasciare. Non lo so più. Io non sono la cameriera. Va bene? Un mese sposata. Non mi interessa. Io non sono la cameriera personale. Se sono messo la cameriera personale. Perché deve stare scavalcato sul divano tutto il giorno. A me non mi interessa più. Ma che cosa dici? Ce ne sono tanti ragazzi. A quello non lo voglio più. Va bene? Aspetta, sta suonando il telefono. No, chi ha dopo quello? Mio padre e mia madre, vedi? Pronto? Che si ha successo? Che già sto combattendo con questa qua. Va bene, è normale. Papà, che cosa ha fatto, papà? Non ti vuole andare a fare la spesa? Hai ragione, sei tu la donna di casa. Ne deve stendere i panni. Che mamma sta scherzando, che papà ti deve stendere i panni. Hai ragione. Come non ce la fai più? Ma che cosa stai dicendo? Oh, ma tu sei la donna di casa, quella è andata a lavorare per tanti anni, tu adesso devi continuare a papà. Come non ce la fai più? No, io già sto combattendo con questa qua che vuole lasciare il marito. Oh, senti, ma, sei da me, divorziato, lasciato, fate ancora in tempo. Tanto avete 85, 90 anni, beh, ciao, ma, sette buon, hai visto? Questo, 90 anni, 85 vuole lasciare. C'hanno ragione. Prendiamo la pezzo come te, com'è? C'hanno ragione, mica da cameriera tua madre, scusa. Oh, ma se sei andato a matrimonio, fino adesso sei andato d'accordo. Gli uomini in casa devono dare una mano, ora c'è il femminismo. No, tu, vado la mancia, perché hai pure un braccio. Ma che cosa stai dicendo? Tu hai fatto la pace. Se tu ti sei sposa, beh, dopo 10 anni di pensamento. Ma la serva non la faccio nessuno. No, tu devi fare la donna di casa, devi pulire, lavare e stirare. E tu devi fare l'uomo di casa, pensa che in tedesco si dice il Putzfrau. Ci è? Il Putzfrau. Putzfrau, ci significa? Non è che puzza franco, puzzi tu. No, tu dici puzza franco. In tedesco significa il cameriere, lo sguattere. Lo sguattere, lo sguattere, fa suo marito, fa lo sguattere a te. Ma amici, vedi che c'è spot qua, vedi? No, tu c'è spot, vedi, anche da la vedi che c'è spot, ma non è, dica la sua alla sua alla tua alla sua. Che bella signora, salve signora, come si chiama? Anna. Senta Anna, cosa ne pensa del divorzio? Se è necessario, perché no? No, le spiego, perché se tutti i mariti sono come lui, stiamo a posto. Sono favorevole. Se sono come lui, sì. È giusto che questo 10 anni di fidanzamento, dopo un mese che si è sposato, vuole lasciare il marito, perché il marito, che cosa fa? Pretende il marito che le deve stirare, deve cucinare, deve lavare, deve andare a fare la spesa, e lei in casa deve fare la ballerina. Ma che cosa? Lui praticamente è maschilista, cioè praticamente gli uomini devono stare stesi sul divano, no, e le donne devono fare le serve. Quei tempi sono cambiati, caro Nicola. Perciò ci sono tante divorzi, perché le donne di oggi non volete lavorare. Ma che cosa stai dicendo? La donna non può fare tutto, è troppo comodo che tu ti stai steso sul divano, non ho capito. Oh, io voglio fare che? Ah, solo tu lavori? Ma vedi che pancia che hai fatto? Io vado a lavorare, ti do lo stipendio. Inquadra la pancia che ha fatto, sta sul divano. Il marito, che cosa fa suo marito? È un meccanico. Un meccanico. Quando viene da lavoro, che cosa trova a casa? Niente. Trova me innanzitutto, i figli. I figli e pochi altri? Tu dici la casa a posto. No, mangiare, il cucinato. Vabbè, è normale, mica può vivere d'aria, certo. Questo, ne vuole cucinare. Ma che cosa stai dicendo? Pretende a me, che io devo fare. Quando metti da lavoro mi dici... Nicola, io e te non siamo sposati. Ma che cosa che sei? Ti piacerebbe che te eravamo sposati? Ah, mo sì. Da suo marito pretende che sarebbe... mio genere, perché sei mia figlia. Pure tua figlia. Oggi sono diventata pure sua figlia. Va bene. Che cosa succede? Che telefono il marito? Giovanni, mi porto la frutta. Ma quando si hanno i bambini piccoli? Che può bambini? Succedere che non ce la fai a bambini? Non è bambini, questo è ancora signore. Ancora ma che scelta? Ma io non sto senza far niente, scusami, io lavoro. Signora? Siccome lei si deve ancora ambientare alla vita matrimoniale, può succedere che non ce la fa con i tempi, il marito deve aiutare, giusto? Io quello che ti voglio dire, è lei che quando si è sposata pensava lei di fare la signora in casa. Perché a casa... Io sono una signora! La madre li lavava, la madre faceva trovare... Io sono una signora! Anche mia madre faceva... Adesso che si è sposata, lei pretende dal marito che il marito faccia la madre. No, vabbè, ma voglio un piccolo aiuto. Nicola, stai esagerando come sempre. Magari tu sei stato abituato che...
c'hai la mamma che ti coccola, c'è tutto cucinato che tu non fai. Ti devi alzare le maniche! Signora, gli dica che si deve alzare le maniche ancora di più di come ce le alza. Secondo me li deve proprio sbracciare. Ti devi sbracciare. No, tipo, guarda, così, guarda, guarda, tipo canotta. Così. Ah, oh, sì, così. Ma che cosa ti ha detto? Tipo canotta. E le donne che avete tutto in un pallinchio, e uomini, dovete fare diventare schiavi, uomini. Sì, va bene, buonissimo, è un buon obiettivo, perché se vuoi sapere... Perché no, perché no? Siamo... Ma non, perché no? Noi donne facciamo già tanto. Senti, ma Aleda, dove vieni? Non ce ne vai. Ma tu...